Come forse voi saprete, voi siete della stampa, sapete tante cose, i giornali sanno più di tutti. Fin da quando c'è stato il terremoto, noi abbiamo subito detto che la prima cosa erano le responsabilità per i crolli che stavamo facendo con i nostri periti, con le nostre indagini per capire chi era e chi non era. E possiamo dire che siamo molto avanti perché siamo arrivati alle richieste di rinvio a giudizio. Cosa che è molto difficile immaginare in un tempo così breve. E quindi questa è una notizia molto importante. Per quanto riguarda il discorso di cui parlavamo prima, cioè della presenza di queste, diciamo così, malfattori che vogliono sfruttare la situazione, anche questo è un discorso che parte dall'inizio. Infatti già allora mi dissi, prima dobbiamo fare questa situazione dei crolli e compagnia bella, ma subito dopo verranno le inchieste necessarie, perché si affacceranno tutti i malfattori, le organizzazioni criminali, le organizzazioni mafiose, oltre alle persone per bene, che cercheranno di guadagnare su questi soldi, se ci saranno questi soldi, e li troveremo, e naturalmente cercheranno di fare appalti, di costruire d'altro. E questa indagine che noi stiamo facendo è semplicemente l'indagine che abbiamo cominciato allora e che continuiamo. Occasionalmente questa indagine, che naturalmente ricopre tutti gli aspetti che adesso la stampa a volte ha citato genericamente, è un'indagine che richiederà molto tempo. Nel frattempo abbiamo visto che la Procura della Repubblica di Firenze, nella sua competenza, ha iniziato un'indagine importante per quanto riguarda quello che era successo al G8 della Maddalena, quindi in quell'isola lontana dall'Aquila, e sta facendo le sue indagini con dei risultati, mi sembra, importanti. Ci sono state anche delle misure custodiali che stanno in corso. Tutto questo a noi interessa solo nella misura in cui riguarda l'Aquila. Noi non siamo interessati, come cittadini certamente, ma come procura, su quello che è avvenuto che riguarda Firenze. Quindi noi con Firenze, con il collega di Firenze, abbiamo semplicemente scritto una lettera di ufficio dicendo che, appunto, se nel caso, nel corso delle importanti indagini che stavano facendo per quanto riguarda le costruzioni in Pagnabella, c'erano delle cose che riguardavano l'Aquila, se ce le mandavano in copia nella forma che loro ritenevano opportuno, con stralcio, in copia o d'altro, perché così avremmo potuto arricchire, diciamo così, il lavoro che stavamo facendo, ma che comunque stiamo comunque facendo, e se anche non ce ne mandano, noi continueremo lo stesso. Molti aquilani si chiedono, ma questo imprenditore Pescicelli, l'imprenditore in quella notte, rideva pregustando appalti, lavora o non lavora qui all'Aquila? Ma questo è oggetto naturalmente delle indagini, non è che io adesso gli posso dire i risultati delle indagini. Ho letto anch'io questi articoli e mi hanno molto turbato. Pensare che degli esseri umani potessero ridere per un terremoto mi sembra una cosa veramente inammissibile, questo sul piano umano. Sul piano delle indagini chiaramente noi ci interesseremo anche di questo. Dalla Corte dei Conti emergono dei dati abbastanza inquietanti, la corruzione dilaga in Italia. Beh, la Corte dei Conti fa il suo lavoro, è un lavoro importante, che controlla la pubblica amministrazione e naturalmente le spese della pubblica amministrazione, e fa i suoi rapporti periodici, nonché anche questi aspetti, diciamo, della criminalità che rientrano nel dispendio che c'è per la pubblica amministrazione. Non c'è un rapporto diretto con le nostre indagini in questo momento, non è che hanno parlato dell'Aquila, hanno parlato della Maddalena, hanno fatto un discorso generale di come vanno le cose in Italia, e non lo sappiamo già, perché siccome tutti i giorni affrontiamo queste cose, non aspettiamo la Corte dei Conti che ci deve dare. La Corte dei Conti è una struttura molto importante, ha delle funzioni ben note, ha anche una procura della Corte dei Conti con cui noi lavoriamo abitualmente, così noi comunichiamo i nostri dati e loro ci comunicano i loro, per arricchire naturalmente l'attività che facciamo per difendere la cittadinanza dal crimine. Purtroppo, questa è una mia osservazione, la Corte dei Conti, se non ricordo male, non fa il controllo per quanto riguarda, per esempio, l'attività di assistenza al terremoto da queste strutture volontaristiche che noi conosciamo, perché non sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti. E queste naturalmente trattano una grande quantità di soldi, naturalmente per l'emergenza, senza necessari controlli, perché bisogna fare presto. Fa discutere infatti un meccanismo commissariale in deroga a parti della legge sugli appalti, al controllo della Corte dei Conti,
diventa un settore molto molto a rischio e qui sostanzialmente inevitabilmente si è lavorato così all'Aquila. Questo io l'ho detto da sempre, anche nelle riunioni con la Commissione Antimafia e con la Procura Nazionale Antimafia. Ho detto noi ci interessiamo a tutti questi appalti ed è giusto, stiamo facendo questo lavoro. Però una delle cose fondamentali dovrebbe essere quella di sottoporre tutti questi sborsi di soldi che comunque provengono sempre dallo Stato, dall'ente pubblico, per le emergenze del terremoto e anche di tutti gli altri grandi rischi, a una forma di controllo della Corte dei Conti, naturalmente commisurato alle esigenze della rapidità, ma insomma che non rimangano queste enormi quantità di soldi, se ci sono e se vanno, diciamo così, senza un controllo rituale che comunque costringerebbe le persone che usano questi soldi a essere più caute. Ultima domanda, un passo indietro, inchiesta sui crolli, si può avere qualche altro elemento? Ma siamo arrivati al rinvio a giudizio, abbiamo depositato oggi la richiesta, mi pare così.